Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale, tanti temi da affrontare con la Serie A e non solo, una giornata che è stata particolarmente movimentata, più ricca di tutte le altre, poi ci saranno giornate forse più blande nel futuro, lo vedremo, intanto è stata una giornata ricca, è stata una giornata ricca e lo sarà anche per il campionato di Serie D con la Casertana che mercoledì torna nuovamente in campo. Tutto questo nel nostro appuntamento in compagnia di Alessia Bartiromo a Sport 91 Live. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Iniziamo allora come di consueto con la lettura della giornata, dell'ottava giornata che si è conclusa con la vittoria del Venezia, vittoria importantissima del Venezia contro la Fiorentina. Spezia Salernitana si è aperta con una sconfitta fatale per i Granata che hanno esonerato mister Castori, è arrivato Colantuono, ne parleremo nel nostro focus. Poi vittoria della Lazio contro l'Inter e del Milan in rimonta contro il Verona. Nel lunch match di domenica il Cagliari batte la Sampdoria, ottiene un successo importantissimo, scusatemi, per la propria stagione. Arriva un pareggio tra Udinese e Bologna e Genoa Sassuolo. L'Atalanta vince in scioltezza sbagliando anche un calcio di rigore contro l'Empoli. Il Napoli vince con molta meno scioltezza, anche qui sbagliando un calcio di rigore contro il Torino. Juventus-Roma termina per 1-0, stesso risultato per Venezia-Fiorentina con una vittoria importantissima per i Liguri. Andiamo a vedere anche a questo punto la classifica con il Napoli che non ne vuole sapere di fermarsi in campionato, punteggio pieno con 24 punti in 8 partite, c'è però il Milan che resta subito dietro a 22, poi più staccata l'Inter a 17 e la Roma a 15. Per quanto riguarda invece le zone basse della classifica, la vittoria importante di Spezia e Venezia consentono a entrambe le formazioni di fare un balzo in avanti in classifica, situazione difficile per le Liguri che sono ferme a 6 punti appaiate al pari del Cagliari, fanalino di coda che è la Salernitana che, come dicevamo in apertura, ha dovuto fare un cambio con 6 sconfitte in 8 partite, è sembrato troppo per la dirigenza e allora è arrivato il comunicato che ha sollevato mister Castori dall'incarico ed è arrivato un ritorno più che altro per la Salernitana con Stefano Colantuono. Allora arriviamo al momento e chiedo ad Alessia la partita della sua settimana. Guarda, ce ne sono veramente tante, quindi te ne dico una e poi ti spiego anche perché sicuramente parleremo di tutte. Ti dico Milan-Verona per la reazione del Milan e per il risultato importante per i rossoneri che restano in scia del Napoli, che hanno iniziato un campionato veramente ad altissimo livello, che ci stanno mettendo qualità, cuore, certo, e carattere. Non è stata una partita facile per il Milan, perché comunque con il doppio svantaggio, sai, ci poteva essere un contraccolpo psicologico, veniva comunque da 2 settimane molto complesse tra positività al Covid, infortuni e tantissime defezioni. Nonostante ciò, con tante novità anche nell'11 titolare per mister Pioli, invece si è visto il solito Milan con la solita identità, nonostante gli uomini diversi rispetto, certo, al solito. Si è visto anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nei minuti finali, poi ovviamente anche il Verona, pressato dallo stesso Milan, si è un po' suicidato, certo, per così dire, nel finale, concedendosi il calcio di rigore e poi con un autogol veramente clamoroso. Nonostante ciò, però, il Milan ha meritato assolutamente la rimonta, ha meritato assolutamente la vittoria ed è comunque tra le squadre da attenzionare, ripeto, soprattutto in quanto qualità, carattere, gruppo di squadra. Al momento credo veramente, certo, abbia il gruppo più compatto, forte anche dalla continuità di mister Pioli, che è comunque un elemento molto importante. Milan che, mentre noi parliamo, è impegnato nella sfida di Champions contro il Porto, però una squadra che, come diceva giustamente Alessia, sta lottando. È stata una partita difficile quella con il Verona per tutte le defezioni del caso. Il Milan invece è stato bravo a reagire e ancora con un Ibrahimovic a meno di mezzo servizio, visti gli acciacchi muscolari e l'età che si fa sentire, invece
è una squadra che continua ad essere lì ai vertici del campionato ed è una squadra da attenzionare per quanto riguarda la lotta scudetto. Dall'altra parte di Milano invece più di qualche amarezza, insomma è arrivata una sconfitta che ci può stare contro la Lazio di Sarri. Non sono piaciute forse le modalità sul gol di Felipe Anderson con Di Marco a terra e soprattutto non sono piaciuti poi alcuni atteggiamenti di due grandi amici, ovvero Luis Felipe da un lato e il Tucu Correa dall'altro, qualche battibecco social che si è concluso poi, almeno dal lato di Luis Felipe, molto molto bene. A mio avviso il commento di Correa un po' freddino, se possiamo dirla così, però è stata una partita ricchissima di emozioni. Alla fine vince la Lazio e l'Inter deve ancora fare qualcosina in più per puntare poi alle posizioni di vertice. E sì, è stata anche un po' la giornata delle polemiche, tantissime polemiche, sì, per quanto visto in campo, per quanto riguarda ovviamente anche le decisioni arbitrali, ne parleremo sicuramente anche dopo. Effettivamente al momento io resto comunque sulla mia opinione, Franci, delle settimane scorse, nonostante il risultato, nonostante il grandissimo lavoro della Lazio di mister, sì, Sarri, che sta facendo veramente bene, nonostante comunque forse un inizio campionato, come ci aspettavamo, anche un po' altalenante in determinati momenti, sicuramente deve trovare ancora la quadra perfetta, ma anche nelle partite contro le big sa trovare il gol, sa fare la differenza e può dire la sua in questo, certo, campionato. Io credo però, se come ho detto prima, il Milan è la squadra al momento con il miglior gruppo, con il gruppo più compatto, che sa comunque rinascere dalle proprie ceneri in qualsiasi situazione, io vedo ancora l'Inter come squadra più completa nei singoli e anche come qualità messa in campo. Il Napoli poi è una questione a parte, certo, ne parleremo dopo, che è sicuramente la squadra che è migliorata di più sotto il profilo caratteriale, rimando i difetti palesi poi anche delle scorse stagioni. Però io credo che nonostante i risultati, nonostante appunto la bella tonda e meritata vittoria della Lazio, credo che resti comunque l'Inter la favoritissima di questa prima parte della stagione, soprattutto sul lungo periodo, perché ovviamente noi ragioniamo in questo momento, lo diciamo sempre, il campionato è appena iniziato, fatto sta che però bisogna soltanto applaudire il grandissimo lavoro, e lo ripeto, di mister Sarri. Indubbiamente un lavoro importante sta in qualche modo pagando alla lunga. C'era stata qualche problematica, Sarri ha più o meno sempre avuto difficoltà all'inizio con le proprie squadre, poi naturalmente una volta che riesce ad ingranare i risultati arrivano, quello straordinario campionato del Napoli con i 91 punti che purtroppo per gli azzurri non bastarono per lo scudetto, però è ancora un ricordo vivido in tutte le menti dei tifosi. L'Inter che invece sarà impegnato nella giornata di mercoledì contro la sorprendente sorprendente Sheriff di Tiraspol, è comunque una squadra che può giocare bene, fa davvero comunque la differenza anche nei singoli. Ha comunque colpito un po' quello scambio di messaggi poi tra Luis Felipe e il Tucu Correa, c'è stato un momento preso dall'emozione di riabbracciare un vecchio amico, che in realtà il vecchio amico è stato appena sconfitto, ed in quel modo una reazione che lì per lì ci può stare. È stato bravo soprattutto Luis Felipe a cercare innanzitutto di tranquillizzare un po' tutti, rasserenare i tifosi dicendo che non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Però sono quei gesti che, come dire, sono impulsivi e spesso possono essere visti in modo sbagliato. Sì, sia da un lato che dall'altro, certo, perché ci può stare, ovviamente sia in trance agonistica dopo una partita così intensa, emozionante, dove già c'erano state tante polemiche proprio sul 2-1 della Lazio, quindi in quel momento magari è stato sì un gesto spontaneo tra amici, ma evidentemente bisognava smaltire, esatto, un po' ancora l'adrenalina per cercare di focalizzarsi appunto su quel gesto, che poi in realtà è stato molto molto semplice, certo, e la reazione invece forse è stata un bel po' spropositata. Come hai detto tu, anche i messaggi social che poi ne sono seguiti forse sono stati un po' troppo freddi, un po' troppo distaccati. Si poteva comunque mettere una pietra sopra e ritornare, certo, sul concetto di amicizia, assolutamente, anche perché è vero che ci sono dei momenti in cui si è avversari in campo, però i rapporti che si hanno, e lo vediamo anche nei protagonisti che hanno vinto l'Europeo con la Nazionale, certo, molto spesso si aiutano, magari scherzano anche insieme, anche in momenti piuttosto tesi della partita. Spero che comunque si possa
possa risolvere anche questa situazione, certo. Anche perché ovviamente le cose di campo restano in campo, poi vanno chiarite, vanno sporchi, si lavano sempre in famiglia e poi restano lì. Polemiche che ci sono state sono in qualche modo impossibili da non trattare anche in un'altra partita di cartello dell'ottava, che l'ottava giornata ha offerto a tutti noi appassionati, ovvero quella tra Juventus e Roma. Alessia lo aveva detto quando eravamo in redazione, finisce 1-0 per la Juventus, sciocco io a non giocarmela, però effettivamente è andata così, vince la Juventus 1-0 con un gol, diciamo, di carambola di Moise Kean. Poi le polemiche sul calcio di rigore, che poi è stato sbagliato da Veretù, il primo sbagliato con la maglia giallorossa. Intanto però la Juventus pian pianino, un po' alla volta, 1-0, l'ha detto Szczęsny in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions dei bianconeri. Siamo una squadra che vince 1-0, però insomma i tre punti arrivano anche così. Eh sì, mica male anche quello. Franci, fammi vantare un attimo, oltre il fatto dell'1-0. La conferma c'era, insomma. Sì, ma anche perché io credo di avere effettivamente un talento e non saperlo, me ne sto rendendo conto forse in queste ore, in queste settimane, non so, perché non solo l'episodio dell'1-0 che sì. È stato paradossale, perché stavo scrivendo un articolo ed era uscito così questo 1-0 improvvisamente, quando poi settimana scorsa ho detto anche attenti a Venezia Fiorentina. Quindi una serie di circostanze, e poi ti svelo che anche un altro punto a mio favore, che poi è abbastanza inutile, cioè che poi già la dissi questa cosa se non mi sbaglio, nel momento in cui un calciatore si appresta ad andare sul dischetto per tirare un calcio di rigore senza neanche guardarlo, mentre si avvia io ti dico se lo sbaglio o lo sbaglio. E mi è successo anche con Insigne. Con Insigne. Beh, là, quindi, diciamo, c'era... Ho il 95%... Era un po' più difficile con Veretout, insomma, da, era con Veretout. Assolutamente inaspettato. Invece la Juventus comunque ha retto, è riuscita a giocare una partita onesta. Ci sono tante defezioni per i bianconeri, soprattutto inizialmente la coppia d'attacco titolare tra Dybala e Morata, però insomma sta risalendo la classifica, questa è una delle caratteristiche di Massimiliano Allegri, una squadra comunque compatta che riesce a giocare, a esprimere il proprio calcio. Recrimina la Roma perché comunque ha giocato secondo me molto bene, è una squadra da tenere in considerazione, però alla lunga, come dire, l'esperienza e in qualche modo anche la furbizia dell'allenatore toscano hanno fatto la differenza. E si è tornata una Juve allegriana, ma anche un po' allegra, perché certo. Come hai detto tu prima, è vero, magari l'1-0 può essere un risultato che ai tifosi non sempre piace, che non fa stare sereni, però è il risultato perfetto, anche perché si ha una buona gestione della partita, della difesa, e comunque Allegri ci ha costruito stagioni intere su questo approccio. Vincendo della campionati di fila, insomma. Eh sì, e quando si vincono le partite, quando si vincono campionati di fila, ovviamente sono sempre i risultati a dar ragione. I problemi della struttura allegriana della Juventus, se problemi li vogliamo chiamare, sono gli stessi. È un gioco che comunque può sbagliare in qualche dettaglio, avvantaggiando così gli avversari. Non è un gioco spumeggiante, certo. Che fa divertire gli stessi tifosi, ai quali però non piaceva neanche il gioco che tentava di avvicinarsi allo spumeggiante, che ha provato ad inserire mister Sarri sempre alla Juventus. Quindi al momento è una Juve che, come abbiamo detto, ha saputo sfruttare la chance di non allontanarsi troppo dal treno delle prime in classifica, sfruttando appunto questo match point contro la Roma nel big match. E poi anche in questo caso, come accennato tu prima, le tantissime polemiche sul rigore, il vantaggio non dato dall'arbitro Orsato, il rigore poi sfortunatamente, certo. Perché lì si tratta di sfortuna. Se fosse stato il gol, la polemica forse non sarebbe mai nata. Esatto, perché è nato proprio da quell'errore, dal vantaggio che non è stato dato e dalle dichiarazioni poi nel tunnel dello stesso Orsato, certo. Che ha detto il vantaggio sul rigore non si dà. Io mi sono scritta anche la regola, perché a memoria ovviamente sono certo. Anziana, quindi no, ma poi il comma è lungo, insomma. Esattamente, e la regola da regolamento: il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un'infrazione che comporta ovviamente la seconda certo. Ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità da rete. Che insomma era abbastanza evidente, sono stati tanti anche da detti ai lavori più noti e conosciuti del sottoscritto che hanno criticato non la bravura dell'arbitro Orsato, però la mancanza di ausilio, come dire, di rivolgersi alla tecnologia, uno strumento che adesso c'è,
ed è stato criticato, leggevo l'editoriale del collega Biasin sul Libero, diceva è un ottimo arbitro, però deve fare, è come se fosse un notex, ha detto, insomma non è legato alla tecnologia che invece è uno strumento che gli arbitri hanno a disposizione, so che il momento è lì, eccetera. Però non ha convinto molto la spiegazione di cui parlavi nel tunnel, di dire a un giocatore non c'è il vantaggio sul calcio di rigore, quando invece, come ci dicevi, appunto da regolamento il vantaggio c'è. Sì, l'ha letto proprio male l'azione, perché bastava aspettare veramente una frazione di secondo e poi eventualmente decidere appellarsi anche al VAR, che è lì per questo. E nonostante ciò, lo vedevamo soprattutto all'inizio, quando è stato introdotto il VAR, c'è sempre un po' di reticenza da parte di molti arbitri, soprattutto i più esperti, a non appellarsi, forse per vedere anche una diminuzione della propria autorità, della propria competenza. Ma non è assolutamente così, perché l'arbitro è un uomo, è fallace, può sbagliare, e anzi il VAR è lì per questo. È ormai uno strumento che viene utilizzato in tutto il mondo, in tantissime competizioni, non solo nel mondo del calcio, ma ci sono anche altri strumenti in altri sport, quindi non vedo quale sia la problematica, anzi si fa poi un doppio danno, nonostante poi l'AIA non abbia preso decisioni poi drastiche a riguardo. Sul punto è stato, dovrebbe già iniziare ad arbitrare non dal prossimo turno ma da quello dopo ancora, quindi sicuramente è una valutazione che probabilmente ne avranno parlato tra di loro, però l'arbitro Orsato non ha ricevuto provvedimenti. Prima di fermarci, un passaggio secondo me doveroso su una squadra che ad Alessia piace tanto e io colpevolmente non la tratto sempre con la dovuta attenzione, che è l'Atalanta, che ritrova pian pianino il vero Muriel, sia pur sostituito al 46esimo, batte l'Empoli con un ritrovato Ilicic che quando vuole ed è in forma è un giocatore straordinario, e continua anche l'Atalanta a viaggiare nelle parti alte della classifica, sì a meno 10 dal Napoli, però il Napoli sta facendo un attimo un campionato quasi differente dalle altre squadre. E per l'Atalanta intanto va detto che è atteso nella giornata di mercoledì un impegno straordinario, bellissimo, di Champions contro il Manchester United. E sono veramente felice anche del cammino europeo dell'Atalanta, che lo merita anche per la continuità che ha avuto in questi anni. Ed è veramente la squadra forse più solida, ovviamente, levando le big, quindi le varie Inter, Juventus, che ha dato continuità ai risultati, alle prestazioni e anche al suo modo di giocare molto offensivo, che fa divertire i tifosi e che sia comunque concreto. È vero, un inizio di stagione un po' diverso rispetto al solito soprattutto, che però sta dando i suoi frutti, l'avevamo detto anche nelle scorse puntate, solo un diesel, perché comunque l'Atalanta continuerà ad essere lì nelle posizioni più alte della classifica, così come la Juventus assolutamente attenterà alle primissime posizioni. Ed hai detto benissimo tu, quando c'è Ilicic veramente in grande forma, è un giocatore straordinario che fa sempre la differenza in qualsiasi competizione, quindi sono molto curiosa di vedere anche l'Atalanta in Champions. È una squadra comunque sempre particolare da affrontare, ricordo con grande rammarico, perché comunque c'era rammarico in quella sfida straordinaria, quel doppio confronto col Paris Saint Germain perduto soltanto all'ultimo, una squadra che potrà dire la propria anche contro un avversario di grande blasone come il Manchester United. Prima di proseguire con i nostri temi settimanali ci prendiamo un break, ci vediamo tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. Ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così la PIL del nostro territorio. Gruppo Marican,
via Consortile Asi, SNC 81030, Teverola, Aversa Nord, Caserta, info@gruppocancillo.it. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live, ci siamo intrattenuti un pochino di più rispetto ai nostri consueti tempi, ma la giornata ce lo consentiva e ce lo consente ancora, anche perché ci sono due temi importanti con due squadre campane ai vertici della classifica. Partiamo innanzitutto dal Napoli, che si potrebbe un po' racchiudere il pensiero e la stagione degli uomini di Spalletti per i tifosi come un adesso non svegliateci più, insomma. E se è vero, il Napoli sta vivendo un bellissimo sogno che al momento però è una solida realtà, perché certo, le consapevolezze degli azzurri sono tante, così come quella che c'è ancora tanto da fare. Adesso arriva il bello, già dalla settimana praticamente non prossima ma attuale, con il big match contro la Roma, poi ci saranno sfide importanti, il derby con la Salernitana, ancora la sfida contro l'Inter, quindi si inizierà un po' ad assaggiare, non di quel il calcio che conta, perché ormai tutte le sfide sono importanti, l'abbiamo visto anche con Venezia Fiorentina, ogni sfida può portare a risultati anche inaspettati e veramente girare così ogni tipo di gerarchia, invertire ogni tipo di gerarchia. Però questo Napoli è migliorato tantissimo rispetto alla scorsa stagione, è un Napoli che nelle partite difficili, abbiamo visto appunto quella certo, con il Torino, riesce comunque a conquistare con merito i risultati, che sa soffrire, sa rimboccarsi le maniche, cade e si rialza, e lo fa anche con il suo capitano. Napoli forte nella mente, non solo nei giocatori, e questo era un altro tallone d'Achille degli azzurri degli scorsi anni, non solo della gestione gattusiana ma anche della gestione sarriana, ad esempio, parlando proprio degli esempi fatti anche da te prima. E nonostante ciò è un Napoli che ha le idee ben chiare, un Napoli che agisce da squadra ma sa fare la differenza anche con i singoli e con un grandissimo Victor Osimhen. Sei d'accordo nel dire che non più di qualche stagione fa il Napoli la partita contro il Torino l'avrebbe persa? Assolutamente, mi riferivo proprio a quello, infatti, sono d'accordissimo. Erano quelle classiche partite che se proprio andava bene al Napoli riusciva a pareggiarla, proprio nella migliore delle ipotesi, magari con un rigore, con un episodio, altrimenti quella partita l'avrebbe assolutamente persa, anche perché anche in quel caso è successo praticamente di tutto, certo, non solo gli errori nel primo tempo, il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne, che si è molto demoralizzato perché sa il peso che ha sulle sue spalle da capitano, da napoletano, ed è deluso certo, in primis da se stesso quando capita di sbagliare un calcio di rigore, e magari ultimamente capita un po' spesso. E nonostante ciò davvero tutti agiscono da squadra, tutti difendono, sono compatti dal centrocampo, la difesa, uno Spina che veramente è tornato ai suoi soliti livelli, sì, e che magari interviene una o due volte durante la partita ma con parate decisive, anche quello importante, e davvero ognuno sa cosa fare e c'è un ottimo ambiente. Lo stesso Spalletti, dopo il gol mancato, il rigore sì, mancato da Lorenzo Insigne, applaudito, non ci ha pensato due volte, ha applaudito e ha incitato la piazza, e quello è un grandissimo segnale. Soprattutto in conferenza stampa ha preso per 3-4 volte, anche in maniera, diciamo, tra virgolette scherzosa, le difese del proprio capitano, perché era una domanda praticamente scontata quella eventualmente di un cambio del rigorista. Invece l'allenatore di Certaldo non ha avuto dubbi nel confermare che Lorenzo Insigne è il rigorista della squadra, cosa che in realtà qualche anno fa non era, visto che tirava Mertens, ricordo, i calci di rigore. Adesso lo è diventato lui, perché i suoi numeri parlano per Insigne, c'è una debacle, diciamo, quest'anno che è evidente visti i calci di rigore, però sicuramente è un calciatore di grandissima qualità, di responsabilità, quindi io personalmente ritengo giusta la scelta dell'allenatore. Mi è piaciuta tantissimo, come hai detto tu, la risposta. Gli hanno detto no, il primo rigore lo tirerà Insigne, il secondo Lorenzo, il terzo capitano, il capitano, e poi il numero 24, quindi è stata veramente una risposta non banale, come al solito, come ci ha abituato Luciano Spalletti. Io credo che in realtà un problema di fondo ci sia nella certo, questione Insigne, perché come ha dichiarato anche a margine dei
degli impegni passati con la nazionale, purtroppo il problema rinnovo di contratto, il contratto a scadenza c'è ed è evidente. Lui cerca di divertirsi, cerca di non pensarci in campo, ma è ovvio, è come se fosse una piccola ferita aperta, un qualcosa di irrisolto, una spada di Damocle sulla sua testa, quindi alla prima difficoltà tutto riemerge e non gioca con quella serenità magari proprio in quei frangenti che dovrebbe contraddistinguerlo. È una situazione che comunque stanno portando avanti il suo agente Pisacane, il presidente De Laurentiis e l'entourage sia del giocatore che ovviamente l'entourage azzurro, ma che deve essere risolta quanto prima. Certo. Chissà se in cuor suo non sappia già qualcosa al riguardo, comunque non abbiano parlato di ciò, però sarebbe bene per il Napoli e per lo stesso giocatore veramente cercare di parlare, di chiarire la situazione, di cercare di capire cosa fare anche del proprio futuro, perché io credo ancora e fermamente che il Napoli abbia tanto bisogno di Lorenzo Insigne e Lorenzo Insigne abbia ancora tanto bisogno del Napoli. Un amore che vedremo se proseguirà, un amore che è iniziato da poco, ma i tifosi del Napoli sperano che possa veramente proseguire negli anni, e quello tra appunto la piazza partenopea e Victor Osimhen, perché nella prima vera stagione da calciatore del Napoli sta dimostrando grandissimi valori, ha detto lui al termine dell'incontro con il Torino che ha siglato il gol più importante della sua carriera, uno stacco davvero imperioso per siglare il gol del vantaggio. È una squadra che si fida di lui, delle sue capacità, del suo atletismo, ed è un giocatore su cui Napoli, tutta Napoli, fa affidamento. Il gol più importante della sua carriera, gli auguro fino a questo momento, certo, perché è vero, il Napoli ha confermato la vetta della classifica, l'ottavo acuto in altrettante partite di campionato, il gol partita, però gli auguro veramente che ci siano gol altrettanto pesanti anche nelle prossime giornate. Che dire su Victor Osimhen? Un calciatore che per età e caratteristiche penso sia unico nel suo genere, e anche qui un plauso grandissimo va fatto a Luciano Spalletti, che sin dai ritiri di Di Maro e Castel di Sangro ha saputo lavorare veramente bene con il calciatore, soffermandosi anche dopo gli allenamenti, limando anche tecnicamente ciò che magari non andava migliorato e che ancora deve essere migliorato, ovviamente, perché qualcosa ancora lo si vede magari nello stop, anche nell'incontro che ci mette in determinati tipi di azioni, anche a proteggere palla. Certo. È un calciatore che però fa reparto da solo, e lo vediamo e l'abbiamo visto anche in un'azione nel secondo tempo della gara contro il Torino, dove ha preso palla, ha dribblato gli avversari e si è involato verso la rete. Ha un passo, una falcata veramente incredibili, ha un fiuto per il gol eccezionale. È un calciatore che ha dei margini di miglioramento grandissimi anche con il Napoli, che al momento sta facendo le fortune degli azzurri, per non parlare poi del parco attaccanti del Napoli, perché abbiamo rivisto il ritorno anche di Mertens, che poi è stato decisivo anche nell'azione del gol di Osimhen con una bellissima triangolazione. C'è lo stesso Petagna anche, che nel finale di partite dà comunque il suo grande contributo. C'è Lozano, che è stato poi chiamato in causa e richiamato in panchina da Spalletti, e lì c'è stata qualche polemica, ma anche in quel caso lo stesso Ciucchi Lozano deve capire che Spalletti in primis vuole il bene del Napoli. Assolutamente. Quindi magari anche una scelta che può sembrare particolare non è la bocciatura al singolo, ma ovviamente è per conquistare l'obiettivo finale, lo deve conquistare la squadra, non solo ovviamente il singolo. Mertens e Lozano, che hai citato, potrebbero partire da titolari nella sfida di giovedì contro il Legia Varsavia, sorprendentemente primo nel girone che vede non solo il Napoli ma anche il Leicester, oltre lo Spartak Mosca, che comunque è l'unica squadra al momento che ha battuto il Napoli in gare ufficiali. Che partita ci dobbiamo aspettare? Una partita mi aspetto ad altissimi livelli per il Napoli, che deve assolutamente vincere, che ancora non ha vinto nessuna partita, insomma, nelle due d'inizio cammino in Europa League, che comunque è un percorso importante.
Ovviamente io non credo, date anche le avversarie, che il Napoli possa puntare ad arrivare nella fase finale della competizione, anche perché ovviamente l'obiettivo sarà il campionato, sarà tornare in Champions, sì, soprattutto dopo questo inizio, magari puntellando qualcosa sul mercato. Anche in inverno ci sarà la Coppa Italia, sono tantissimi impegni, impegni delle nazionali, quindi credo che il Napoli come sempre onorerà tantissimo, al massimo, la competizione. Ma non credo in un Napoli, sinceramente, che possa puntare alla vittoria dell'Europa League. Nonostante ciò, tutte le carte in regola per terminare il suo gironcino da primo in classifica, servono però i risultati. Turnover come sempre ragionato per mister Spalletti, che al momento ha tantissimi effettivi, ha tantissime possibilità e frecce a disposizione. Certo. È un sacrificio, tra virgolette, lasciar fuori comunque nel caso Politano, che in un momento di forma strabiliante aiuta in difesa, veramente quantità e qualità, però grandissima fiducia a Lozano, con calciatore forse ancora più offensivo, e anche Mertens scalpita, ha tantissima voglia di giocare, di rendersi protagonista, anche perché lo si vede anche in panchina con Ghoulam, sbraita, urla verso i compagni, quindi ha grande voglia. Eventualmente potrebbe essere anche il momento di Meret, che comunque continua con questo dualismo con Ospina. Belle parole dello stesso Ospina per Meret e per il lavoro dei portieri azzurri, e continua insomma questo parallelismo. È come se non ci fossero gerarchie, anche se sembra chiaro la propensione comunque di Spalletti. Sì, sicuramente comunque a Napoli c'è grande entusiasmo, purtroppo a Salerno non è lo stesso, e il tecnico Castori ha pagato una delle leggi più antiche non scritte del calcio: non può pagare tutta la squadra, e allora paga l'allenatore con 6 sconfitte, alcune va detto immeritate a mio avviso, in 8 partite, e un comportamento che a detta dei dirigenti non è stato comunque gradito di molti, di alcuni calciatori, dell'impegno profuso in queste partite. Ritorna sulla panchina granata Stefano Colantuono. Ti chiedo allora, a questo punto, oltre i moduli, le scelte che poi ogni allenatore fa di per sé, Che cosa deve cambiare, da dove si riparte? Dalla mente, Franci, perché evidentemente in questo momento c'è un problema psicologico, c'è un problema di fiducia forse nei propri mezzi. Si pensava che il passaggio, come abbiamo detto anche nelle puntate scorse, tra la Serie B e la Serie A potesse essere più semplice, forse scontato, visto ciò che è stato fatto anche lo scorso anno. Invece è molto complicato, quest'anno lo vedo ancora più complicato, anche perché la classifica resta corta, in vetta, in coda, quindi bisogna stare veramente attenti, e c'è un certo equilibrio anche al centro, quindi veramente saranno i dettagli a fare la differenza. L'avevamo detto perché era la soluzione più naturale, ancora di più dopo la rimonta subita contro lo Spezia. Io ero convinta, ormai la Salernitana ha portato la partita a casa, magari si rilancia, invece nuova rimonta subita, quindi era un po' anche la soluzione naturale, ovviamente, scegliere di separare le proprie strade con mister Castori. I tifosi sono stati divisi a metà, leggevo anche un po' sui forum, sui vari siti, perché si aspettavano comunque dopo Castori un profilo più di esperienza, magari anche più di carattere, leggevo magari che avrebbero preferito un allenatore come Cosmi rispetto al ritorno di Colantuono. Però in questi casi, a campionato in corso, dove non si possono perdere altri punti, dove veramente il tempo stringe e si ha anche poco tempo per allenarsi, perché praticamente si gioca sempre, forse è meglio che la scelta sia ricaduta su un allenatore che conosce la squadra, conosce la piazza e non ha bisogno di altro tempo per ingranare, per cercare di mettere subito la quinta. Sicuramente un grosso in bocca al lupo a Colantuono sulla panchina della Salernitana. Chi comunque, a proposito di dover ingranare la marcia, ma per continuare a sognare, è la Casertana, che comunque, con una squadra che si conosce da poco, ma una guida saggia come quella di mister Maiuri, continua a restare imbattuta nel proprio girone. È arrivata una vittoria anche qui in rimonta contro il Nardò, e nella giornata di mercoledì, turno infrasettimanale contro il Gravina. Il protagonista della scorsa partita è stato, oltre all'allenatore che comunque ha messo in chiaro, è stato bravo a gestire la partita, è stato Francesco Felleca, primo gol con la Casertana, una squadra che comunque ha fatto capire fin da subito: questa categoria non ci appartiene, noi vogliamo subito tornare dove ci compete.
Sì, Felleca e Favetta nel segno della F, potremmo dire. È successo tutto in 4 minuti, dopo una partita comunque all'inizio anche abbastanza equilibrata, sì. Poi c'è stato questo gol del Nardò, poi sembrava proprio non si volesse sbloccare, invece nel finale in 4 minuti con il solito grandissimo cuore la Casertana è riuscita a portare a casa una vittoria importante, a ritornare alla vittoria anche in trasferta, e sono punti poi pesanti soprattutto alla fine della stagione, alla fine del campionato, anche perché, come ha detto lo stesso mister Maiuri, tra indisponibili, allenamenti che non si riescono comunque a fare, perché si gioca veramente sempre. La Casertana è tornata dalla trasferta, possiamo dire, domenica sera tardi, domani sarà di nuovamente in campo, domenica ancora in campo allo Stadio Pinto, quindi assolutamente c'è un tran tran che dovrà vedere un dispendio di energie fisiche e mentali molto molto mirato, in questo dovrà essere, e comunque è molto bravo mister Maiuri. Sembra che la squadra stia seguendo totalmente la linea della società, la linea dell'allenatore, una linea fatta di lavoro, ma soprattutto, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata proprio di Sport 91 Live, di cuore e carattere. Sono tornati i tifosi in trasferta, anche i tifosi dei distinti, e questo mi fa molto piacere, perché al di là delle polemiche, al di là delle idee diverse con la società, e ci può stare, perché ovviamente i tifosi la pensano nella maniera che ritengono giusta, perché sono loro il cuore pulsante della squadra, quindi è giusto che abbiano delle proprie idee, che siano ancora molto delusi per quello che è successo quest'estate, però è giusto anche, secondo me, accantonare le questioni societarie e dare una mano a questa squadra per ritornare ai palcoscenici comunque che le competono e che merita. In chiusura un passaggio non tanto calcistico quanto di stile. A proposito di soddisfazione, ho letto grandissima soddisfazione per le divise, sono piaciute tantissimo, in particolar modo quella di casa che ricorda quella dello storico anno per la Caserta dello Sport, con la Juve Caserta campione d'Italia e la Casertana in Serie B. Divise semplici, lineari, ho letto tantissima soddisfazione per le due divise della Casertana. A me piace anche tantissimo quella pixellata che mi avevano fatto vedere poi in anteprima, prima del lancio, e mi ha colpito molto. È vero, quella tradizionale è molto molto bella, anche quello un segnale forte sia per mantenere le proprie origini, la propria storia, in un anno poi ancora di più molto difficile, ma anche il segnale di un progetto serio, quello di un club che comunque vuole continuare a portare avanti la sua idea anche per quanto riguarda il merchandising, lo store, il marketing e tantissime cose. Permettimi una battuta: tifosi della Casertana molto felici per le magliette, non tanto quelli del Napoli con le magliette Halloween Special Edition. Quella lì ne hanno fatte solo 1926. E meno male, permettimi. Non sono piaciute a tutti, insomma. Quindi, insomma, con questa parentesi stilistica, soprattutto con la Casertana, doverosa, dal momento che i tifosi sono stati veramente quasi tutti contenti di queste divise, di questo segno di appartenenza, come diceva Alessia, per un discorso di tradizione che continua per un anno storico come quello che è stato il 90-91, che possa essere un nuovo inizio per la squadra della Reggia di Caserta. Noi ci fermiamo qui per questa settimana, io ringrazio come sempre Alessia Bartiromo per i suoi contributi. Grazie a te, alla settimana prossima. Ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito. A questo punto ci fermiamo. Allora, buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.